Questa volta non faremo finta che io non ci sono ancora entrata nella stanza perché ci sono già entrata, ho messo già tutte le mie cose là e il cappello sul letto, tutto regolare, tutto nella norma, ma sono ad Assisi. Sono in una frazione di Assisi che in questo momento mi sfugge. Dopo faccio il check, ve lo metterò qua sotto sullo schermo. L'hotel che ho prenotato si chiama Hotel da Elide ed è bellissimo. Più che un hotel, mi sembra un B&B, però è bellissimo. Ha molto stile. Qui no, però fuori avete visto c'è un'invasione di verde nella mia vita ed è stupendo. Vediamo il bagno. Wow! Ciao! Che spettacolo! È bellissimo. Devo dire che ho scelto proprio degli hotel bellissimi. Sono proprio orgogliosa di me. E due su due hanno superato le mie aspettative. L'hotel dà proprio su strada, ma è molto silenzioso, non si sentono le auto in realtà, l'insonorizzazione funziona, fa più casino l'aria condizionata piuttosto che la strada e le macchine. Usciamo un attimo fuori. Oppure il balconcino, wow! Sotto c'è il ristorante. E da qui, in fondo a questa via, parte il percorso a piedi per arrivare ad Assisi. Sono 2 chilometri di camminata. Questo paesino è molto carino in realtà. Ho già fatto un giro alla ricerca di un supermercato e di un bellissimo Conad che in realtà è inesistente. Quindi se capitate da queste parti devo guardare dove mi trovo perché sennò continuo a parlare del niente. Siamo a Santa Maria degli Angeli, ma vicino alla stazione praticamente, alla stazione di Assisi. Comunque, stavo cercando un certo Conad che era segnato su Google Maps, ma non esiste. Questo supermercato non esiste. Alla fine ho comprato uno yogurt e l'acqua in una sorta di rosticceria o supermercato, come li chiamano qui. Però ecco, questa è la situazione. Sono stanca morta, stanchissima. Sto arrivando da Gubbio e voglio vedere adesso insieme a voi quanti passi ho fatto oggi perché veramente oggi mi sono proprio data alla pazza gioia. Questa poltroncina è intinta con i miei pantaloncini. Allora, Pacer. Ok, siamo a 21.383 passi. Sono distrutta. Distrutta, veramente stanca. Non so se ho la forza di andare ad Assisi stasera. Probabilmente dico così, ma poi lo farò. O devo trovare un modo alternativo per arrivarci. Devo vedere se ci sono dei mezzi, qualcosa per. Perché non vorrei proprio rinchiudermi qua, anche se potrebbe essere una bella cosa stare qui a leggere uno dei due libri che mi sono portata dietro. Non è una cattivissima idea. Vabbè, facciamo così, faccio mente locale, mi faccio una doccia, mi rinfresco le idee e poi vediamo cosa ci porta questa sera. Vi farò il giro dell'hotel. Intanto qua fuori hanno anche il ristorante. Cute. Bellissimo qui.
Tutto verde, tutto verde. Allora, appena si entra, scale. Poi, primo piano, lì c'è la mia stanza, mappine che adesso prenderemo, guida e mappa. Via. Molto carino qui. Sala TV. Wow. A quanto pare anche sala colazioni. Ok. Ci piace un sacco. I colori in realtà sono un po' meno accesi di così, però bello. Andiamo su che c'è anche il rooftop. Ah. Questo non è molto presentabile. Wow. Siete pronti? Ta-da. Talmente carino questo hotel che sto valutando di rimanere qua. Serata relax per godermi il posto, mangiare una cosa in santa pace, magari un bicchiere di vino. Potrebbe essere una buona idea. Adesso valuto. Sapete cosa è successo in quest'ultima ora e quasi mezza? All'apparenza niente, non ho fatto la doccia, non sono andata su ad Assisi e non ho ancora cenato, ma in realtà sono stata qua in terrazza sdraiata ad ammirare questo spettacolo e sono stata qua per tutta quest'ora. Ho ammirato il tramonto, l'accensione delle luci e... lo potete leggere sul mio volto quanto sono felice. Cioè, sono talmente felice in questo momento che mi viene da piangere. Oh, getting emotional. Che spettacolo. Io veramente sono in adorazione. E anche questo bambino che sta piangendo l'anima non mi disturba. Comunque adesso avrei un po' di fame e ho deciso per la soluzione più comoda. Vado giù al ristorante dell'hotel e mangio quello che hanno loro qua. Così poi torno in camera, mi riposo, leggo qualcosa, dormo e domani mattina vado su ad Assisi presto presto. E mi faccio tutta la giornata lì senza staccarmi ulteriormente. Sto imparando ad ascoltarmi. Questo è uno dei primissimi passi. Comunque, quanto è bello questo tempo! Cioè, continuo a dirlo, bellissimo. La situazione cena è questa. Ho preso lo sformatino di ricotta con salsa di pomodoro, basilico e avevano anche un pane gluten free. Sto aspettando anche delle patate, delle verdure. La cenetta è wow. Ed ecco che sono arrivate anche le patate e l'insalatina. Io sinceramente sarei anche un po' piena anche solo con lo sformatino. Mi rendo conto che è stato pochissimo, però ho mangiato due fette di pane. Il punto è che sono talmente stanca e rilassata in questo momento che la fame mi è un po' passata, però no, scherzo. No, no. Per le patate c'è sempre uno stomaco in più.
non per i dolci, per le patate. Le patate al forno hanno il loro spazio dedicato. Sono ufficialmente KO. La stanchezza più un bicchiere di vino fanno brutti scherzi. Comunque la cena era veramente buonissima. Lo sformatino alla ricotta, vabbè. Wow. Patate pure, insalata anche. E sono felice, stasera sono veramente felice, quindi vado a farmi la doccina, prepararmi per andare a dormire e ci vediamo domani mattina. Direi che per oggi è più che sufficiente. Ciao! È iniziato il giorno numero 3 del mio on the road, sono ad Assisi, ho già scattato 1000 foto, 1000 video, non è vero, tanti però. Ho divertito un po' l'esercito che è piazzato proprio qui, davanti. Avranno pensato che sono un po' pazza, ma in fondo un po' lo sono e mi diverte anche la cosa. Mi diverte che la gente mi guarda e mi dice, guarda te sta pazza. E comunque sono vestita tutta di bianco, ho questo bellissimo vestito bianco lungo e sto facendo un po' di scena. Siamo davanti alla chiesa di San... scusate, siamo davanti alla Basilica di San Francesco ed è uno spettacolo per gli occhi. Io ho caldo, in più non penso di poter entrare con questo vestito così scoperto dentro, per cui ora che ho filmato i contenuti, ho scattato le foto, vado a cambiarmi e poi comincia il nostro giro qui ad Assisi. Io sono contentissima perché nonostante stessi pensando di aver fatto un po' troppo tardi, in realtà non è così e sono riuscita a scattare tutto quello che volevo e la cosa mi rende molto felice. A tra poco. Siamo di fronte alla Basilica di San Francesco e stiamo per entrare dentro. Sono fuori dalla Basilica Superiore e come avrete potuto notare non sono riuscita a scattare o filmare perché dentro non è permesso e hanno ragione. È talmente bella che filmare o raccontare l'esperienza non rende l'idea. Dovete venire a visitarla per riuscire a vivere quella bellezza che c'è dentro. Sono commossa da tutta questa bellezza. Questa probabilmente, no, non probabilmente, questa diventa la mia basilica preferita. E anche oggi, amici, ho scalato la montagna. Ho raggiunto la Rocca Maggiore perché speravo di vedere Assisi da sopra. Non si vede tantissimo, però con grande sorpresa ho scoperto che si vede in realtà la Basilica di San Francesco e tutte queste colline meravigliose. Il problema è solo che si muore di caldo. Oggi si muore veramente di caldo. E qua
non c'è un filo d'ombra, ci sono 33 gradi e io mi sono dovuta nascondere dietro questa torretta con dentro la luce per riprendermi un attimo. A volte mi chiedo, ma perché sono così? Non so neanche come definirmi. E poi mi ricordo che il fatto di essere così mi porta a scoprire queste cose meravigliose, quindi va bene. Questa è la parte laterale della Basilica di Santa Chiara. Wow, è rosa! È rosa! Questi archi sono veramente spettacolari. È arrivato il momento della papà. Stamattina mentre giravo avevo visto questo posticino super carino che era sotto questo bellissimo arco di questo bellissimo vicoletto e mi ero detta che sarebbe stato carino tornare a mangiare qui. Solo che non avevo preso né l'indirizzo né il nome del posto, niente. Adesso stavo cercando il Monte Frumentario che non sto trovando e mi sono imbattuta in questo ristorante che non avevo più posto tranne questo bellissimo posto che io volevo. Non aggiungerò altro. Bellissimo qui. Vista pazzesca però. Fa troppo caldo, c'è troppo sole, ho sete e fame. Della vista in questo momento non mi sto occupando molto. Comunque, menù, anzi, il posto si chiama Osteria Santu Mangiare, parole sante. Nel menù invece abbiamo un po' di cose tipiche locali. Io mi sa che prenderò l'omelette. Patate, verdure ovviamente, non possono mancare e tantissima acqua. Una cosa fondamentale che stavo ignorando, ma fortunatamente è scritta tipo in 50 punti del menu, la spesa minima a persona è di 15 euro e sotto i 35 non puoi pagare col bancomat, quindi occhio, bisogna controllare di avere contanti o venire qua e mangiare di tutto. Ma vogliamo parlare del menu? Cioè, io sono senza parole. Bellissimo. Spettacolo. Perché? Ma di cosa stiamo parlando? Pranzetto è arrivato ancora prima di quello che speravo e sono felicissima. Contavo di non tirare più sulla telecamera, ma questa frittata è veramente squisita. La cosa più buona che abbia mai mangiato, non ho mai mangiato una frittata così buona. Wow. Peperoncino. L'ultimo giro prima di incamminarci verso la prossima destinazione lo faremo alla Basilica di Santa Chiara. Ho passato gli ultimi 15 minuti seduta in questo punto panoramico ad ammirare la Basilica San Pietro e ve lo lascio perché in cerca di un posto dove fermarsi per riflettere un po'.
L'ho trovata accanto all'hotel Pontevella. Non ci si ferma troppa gente. In realtà i pochi che si fermano sono talmente colorati che rendono il tutto ancora più bello. Sono di nuovo in viaggio, sto riposando le gambe perché ci ho dato dentro in questa vacanza, ci sto dando dentro in questa vacanza, wow, sto camminando un sacco, ieri ho fatto 22.000 passi e oggi li ho sentiti tutti, anche se comunque ho camminato un sacco. Il mio giro ad Assisi è finito, sono super felice di aver scelto di visitare Assisi. E la bellezza che ho visto in questo borgo è indescrivibile, va vista, bisogna visitare assolutamente questo bellissimo posto. Tra i miei posticini preferiti, ovviamente, gli interni, gli esterni, tutto della Basilica di San Francesco. E poi mi sono piaciuti tantissimo gli esterni e l'architettura comunque della Basilica di Santa Chiara, quelle arcate enormi sul lato destro sono una cosa spettacolare. E poi comunque tutto il resto è bellissimo, il borgo in sé è stupendo, tutti quei vicoletti, quelle viuzze, quelle stradine, quelle gradinate anche che ti fanno faticare, tutto, ogni piccolo mattoncino è bello. Io amo i posti così, li adoro. Amo perdermici dentro, amo scoprire scorci scenografici oppure scorci dove c'è una vista panoramica e angolini dove rifugiarsi. Tutte queste cose qua. Mi piace soprattutto andare nelle vie, quelle non troppo battute, quelle un po' fuori da quelle più visitate, perché di solito la parte più bella, proprio l'essenza vera di questi posti qua, si nasconde proprio in quelle viuzze. Proprio lì dove vive la gente del posto e dove ci sono meno negozi, dove ci sono meno servizi. Quelle zone, quei lati sono i miei preferiti. Detto ciò, dalle gallerie avrete capito che ci stiamo spostando. Se ci sono gallerie significa che ci sono anche tanti monti. E questo è una sorta di mini spoiler di dove andremo nella prossima tappa, ma non vi dico di più, lo scoprirete nel prossimo video. Ovviamente, come per tutte le altre destinazioni in questo viaggio, chiudo con il viaggio verso la tappa successiva e riaprirò ormai all'arrivo nella nuova tappa. Questa sarà la mia quarta tappa e ho fatto una leggera modifica al mio tragitto e di questo ve ne parlo di più nel prossimo video per darvi il perché e qualche consiglio su cosa non fare e che giro fare. C'è cosa funziona e cosa no. Detto ciò, io mi godo ancora 10 minuti di macchina, dopodiché sarò arrivata, dovrò procurarmi la cena, fare check-in, quindi tutta una serie di cose noiose ma che servono per poi riposarsi ed essere pronti per una nuova giornata. Detto ciò, io chiudo qui, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!